Buonasera a tutti, ben ritrovati con Podismo Atletica dopo un'interruzione qui, diciamo, di tutta l'estate. L'estate ripartiamo dall'autunno, ripartiamo con le, diciamo, una carrellata di tutto quello che è successo in questi tre mesi intensi di attività insieme a Moreno Sinatti. Qui, infatti, eravamo a giugno, la staffetta sotto le stelle a San Giovanni Valdarno, iniziamo con questa, infatti era caldo. E anche adesso, diciamo, è caldo, sì, anche... però ecco, tutto sommato, diciamo, abbiamo trascorso un'estate molto intensa da un punto di vista sportivo e soprattutto podistico, Moreno. Sì, le gare ce ne sono state tantissime, se uno c'era da sbizzarrirsi proprio nel correre, uno sicuramente ha fatto qualche scelta, perché l'estate effettivamente si recupera peggio, quindi cercava di fare le gare più mirate per cercare di poter fare un'altra gara qualche giorno dopo oppure dopo una settimana. Ecco, questa qui è una staffetta che oramai si è collaudata, si è consolidata, diciamo, nel tempo, ha acquisito anche un numero di partenti, diciamo, discreti, e ovviamente, come è consuetudine, ci sono partenze separate dei veterani, quindi intanto vediamo, vedi, il Basile da cambio a Burroni. Insieme a Burroni, sì. E dicevamo che è una staffetta molto appetibile anche da alcuni soggetti più giovani della, diciamo, della Toscana, che vengono proprio a provare in virtù anche delle prove di atletica leggera, insomma. Quindi questa qui era una estate abbastanza intera. Vediamo la Volpi, che sì, ovviamente è avvantaggiato chi fa pista, perché sono una distanza di 2 chilometri, sono due giri da 1 chilometro l'uno, e chi fa pista qui si vede la differenza, riesce a dominare, diciamo. Ecco, qui vediamo proprio il cambio che hai fatto con Lombardi. Sì. Per quanto riguarda questa staffetta, che poi ovviamente aveva i suoi risvolti anche nella gara degli assoluti. Sì, questa c'è da dire, era veterani, argento e donne, quindi ecco, quelli più scarsi, escluso le donne. Poi c'è la gara mista, ecco qui intanto vediamo Carlini che insieme all'altro compagno di squadra della Filirun vanno a vincere questa staffetta dei veterani. Ecco, intanto vediamo qui Lancillotti, poi le donne, vedi, lotta serratissima, vediamo la Volpi che in questo caso qui vince, è la protagonista insieme a Sandrelli e Nicoletta per quanto riguarda il circuito del Grand Prix, che sta lottando veramente, sono alternanza anche di vittorie fra queste atlete che veramente hanno dato vitalità alla competizione. La Barneschi che è rimasta un pochino assente, quindi ha perso un pochino terreno, anche se adesso lo sta recuperando in questi ultimi periodi. Diciamo che il circuito del Grand Prix quest'anno veramente si è arricchito anche con la presenza di diversi atleti provenienti dall'Umbria, dal Senese, diciamo così, dal Fiorentino, che danno vivacità a questo circuito, che ancora è incertezza. Sì, tre punti. Ancora, infatti, non si sa chi, ci sono 5 gare, mi sembra, sono rimaste. E poi le gare, diciamo, particolarmente quelle più numerose, quelle dove sì, anche dal punto di vista proprio dei punteggi che verranno acquisiti a queste gare. Quindi ci sarà veramente da lottare fino all'ultima gara, quella del Memorial Netti di novembre. Sì, cominciando da domenica prossima, che c'è la Pieve di Sinalunga, la passeggiata alla Fiera, che anche quella è una gara storica, è la seconda più vecchia qui nella zona nostra, e anche lì un sacco di partecipanti, quindi anche lì in base alla classifica potrai superare un altro, non è a punteggio fisso, è a punteggio variabile, quindi in base a come ti piazzi. Quindi certo. Intanto che vediamo proprio la staffetta mista, una staffetta che ha visto la presenza delle donne, quelle più accreditate, ecco, vediamo proprio la Canuto insieme al suo, diciamo, allenatore e al tempo stesso anche forse compagno, e qui vediamo anche Guidelli insieme alla Genziana che giungono al traguardo, i due tre atleti che addirittura Fabio Guidelli vorrà affrontare a Firenze la maratona a fine novembre, insomma, che vedremo un po' cosa succederà. E qui la gara invece degli assoluti, qui c'erano di spicco l'atleta che vedete davanti, Graziano Emanuele, che è stato un po' il protagonista estivo, perché nella prima parte della stagione un'allergia l'ha un pochino allontanato dalle competizioni, quindi nel periodo estivo si è dedicato, ha fatto un po' tabula rasa, insomma, come si vuol dire, quindi veramente è stato l'atleta che è andato meglio di tutti, diciamo, sia negli ultimi periodi. Sì, nell'ultimo periodo proprio dove era vinceva, quindi escluso domenica scorsa che si è piazzato, però aveva davanti gente abbastanza importante, quindi. E qui vediamo anche con Tartaglini, un altro atleta che ovviamente ha fatto una bella stagione, alterna, diciamo, peccato domenica scorsa Selcilama che ha dovuto ritirarsi proprio nel finale, ma domenica prossima saranno presenti sia lui che Graziani alla mezza di Pisa, quindi sarà un primo
un primo approccio sulla mezza maratona che poi chiaramente si culminerà nel periodo, diciamo, di 28 ottobre con la maratona città di Arezzo. Insomma, quindi ecco, sarà veramente un grande exploit. Vediamo un pochino anche da un punto di vista proprio dei tempi quello che riusciranno a raggiungere gli atleti di Arezzo in questa maratonina. E qui siamo proprio al completamento della staffetta, quella di San Giovanni Valdarno. Vediamo anche l'arrivo di Alessandro Annetti, che ha recuperato nei confronti di Vannuccini, che è stato leader fino a pochi, diciamo, alla gara precedente, alla gara della Coppa, insomma, tanto per capirsi. E qui siamo passati a Monticello, quindi un'altra gara particolarmente impegnativa. Sì, una gara che vede diciamo, cioè, qui c'è salita e discesa, tutta, non c'è un, è una specie un di trailer di, un po', sì, ma un trailer non è un, in montagna, in campagna, ci sono dei tratti abbastanza impegnativi, dei tratti come vediamo che discesa, discesa, che, sì, che poi ecco, sono dei ricambi repentini di percorso, quindi sei costretta quasi a rallentare. Questo è un bel percorso, è tutto nella natura, tutto. E ormai gli amici di Monticello hanno adottato questo percorso particolarmente dissestato in certi tratti, come vedete in questo tratto qui di discesa e cambi di ritmi continui con Christian Taras, che è stato a lungo anche lui leader del Grand Prix, poi dopo ha perso perché ha perso un po' di gare. Qualche perso, gara, insomma, si è dovuto fare le gare, altre gare di Tartaglini, che non disdegna questi tipi di percorsi, lo vediamo proprio in questa occasione qui, che aveva lotta proprio con Christian Taras. Sì, l'anno scorso mi sembra ha vinto il Memorial Annetti la gara lunga, quindi sì, che ricordiamo che quella ci sarà l'11 di novembre. Ecco, qui vediamo proprio intanto ragazzini Vannuccini, insomma, distacchi che si assommano nei percorsi particolarmente impegnativi. È facile che ci siano dei distacchi perché il percorso è abbastanza impegnativo, specialmente l'ultimo. Però bello vedere la natura così, proprio col verde, eccetera. Vediamo Alessandro Annetti che in questo periodo era non particolarmente, diciamo, efficiente. Abbiamo visto invece sta crescendo proprio, anche se la fatica del Grand Prix lo attanaglia come in tutti questa gli dovrebbe altri. Questa essere la salita della Volpe, questa dovrebbe, sì. Qui vediamo proprio che è il culmine, sì, Tartaglini, e poi vediamo anche Christian Taras, che anche lui non ce la fa falla di corsa, insomma, è toccato per forza di cose anche lui fare un tratto di passo e poi dopo ripartire, però sempre molto tenace anche Christian, che non demorde mai. Le varie gare. Qui vediamo invece ragazzini che forse più abituato, e Vannuccini che hanno un periodo di forma direi eccezionale in quel momento lì. Intanto li vediamo mentre stiamo recuperando proprio nella parte alta della gara. Qui siamo quasi alla fine. Siamo. Sì. E qui vediamo proprio l'arrivo di Alessandro Tartaglini, che va a completare la sua vittoria con un certo affaticamento, insomma, che poi qui accompagnato dai suoi, diciamo, allievi sì, Christian Taras fa l'allenatore, quindi terzo posto. Qui viene Vannuccini, che va a recuperare nei confronti di Giacomo Ragazzini, insomma, ecco poi Alessandro Annetti, vediamo anche lui giungere a conclusione. Insomma, gli stacchi sono abbastanza consistenti quando si fanno queste c'è da dire anche gare. Per Annetti questi non sono i percorsi che predilige. E poi Refi Mirko, che lotta sempre per il podio del Grand Prix, ora ha perso domenica passata, ha perso ecco intanto la Canuto, che va a vincere anche questa competizione, ha fatto veramente delle gare molto molto forti. Adesso e Volpi diciamo Francesca, che da lì in poi ha cominciato veramente a macinare molto bene insieme a Tiveri Lucia, poi dopo ecco vediamo anche giungere al traguardo ancora altri concorrenti, Schicchi e così via. Quindi un'altra gara particolarmente importante. E qui siamo invece passati ad un'altra competizione particolarmente impegnativa, quella di Capolona. Ecco qui la marcia lunga di Capolona, che ha visto sempre un numero di atleti partecipanti abbastanza consistenti, quindi vedremo anche in questa occasione gli atleti maggiormente accreditati a giudicarsi questa gara. Vediamo Francesco Vannuccini, che è partito forte, poi vediamo anche Fabio Guidelli in questa occasione, Verini Pietro, insomma, ecco, quindi atleti che sono partiti abbastanza decisi in questo percorso molto vario, ma molto, direi anche molto, molto veloce. E poi qui vediamo anche il giovane Mori, che insieme a Ciambriello, un altro atleta che si è fatto ben distinguere nel Grand Prix, addirittura adesso
sta lottando proprio la lotta per il podio. Abbiamo visto anche Filippo Occiolini, Alessandro Annetti e poi Francesco Vannuccini insieme a Cristian Taras, insomma atleti che stanno andando su questo percorso, che saranno due giri di questo tracciato, direi veloce, a casa di Filippo Occiolini, che ovviamente voleva in tutti i modi vincere questa competizione. Intanto vediamo Jenny Genziana, anche lei ritornata alle gare dopo un periodo in attività. E qui vediamo proprio al traguardo Filippo Occiolini, che dopo vari infortuni anche lui è ritornato alla grande, poi soprattutto a casa sua, e quindi chiaramente ancora più soddisfatto. E anche per Alessandro Annetti, che aveva vinto la gara lo scorso anno, quindi c'è il ritorno, poi terzo posto per Francesco Vannuccini, quindi quarto di Cristian Taras, quindi sempre i migliori atleti presenti a queste competizioni. E Capolona non disdegna mai la presenza di questi atleti, anche perché è una gara molto veloce, molto, molto dinamica. È una gara estiva, gara estiva, quindi si presta molto bene. E qui vediamo Francesca Volpi che va a vincere, poi scaglia Gianmarco che dove va e dove vince, quasi sempre, insomma, quasi sempre, sì. Certo, domenica scorsa, e poi la Genziana Cenni che avrà degli alti e dei bassi in quest'estate abbastanza calda, però adesso sta viaggiando, direi, discretamente, fa in maniera oculata alcune gare. E poi la Nicoletta Sanarelli, che invece non demorde mai, direi che forse è l'atleta più costante che esista, ma poi soprattutto le fa tutte, oltre a queste fa anche altre gare, quindi significa che ha una tenuta non indifferente. E qui in questo caso la presenza, come in altri posti anche del settore giovanile, non particolarmente numerose queste presenze, però direi sempre doveroso poter dovere farle. Si fanno la contorno a queste gare, e effettivamente alcuni di questi bambini si divertono a fare queste gare. Cioè in molte gare non organizzano il settore giovanile. Peccato anche quando vengono organizzate, che ce ne sono pochissimi, però ecco, è bene sempre insistere con il settore giovanile, perché poi si devono divertire. Questi sono a livelli proprio iniziali, però vedete con quale grinta, con quale tenacia questi ragazzi riescono a correre e a vincere, insomma, queste gare, quindi sicuramente molto valida come situazione. Ecco, vedete proprio anche la tecnica, ovviamente un pochino più arrangiata. Vedete qua questo qui Falini, uno degli atleti che poi saranno designati al leader del Grand Prix. E qui siamo passati invece a Ruscello, un'altra gara particolarmente impegnativa, direi, sempre molto caldo. E addirittura qui eravamo reduci da campionati italiani di atletica leggera, quindi tre giorni intensi, e tanto per rilassarsi, dopo due ore dal termine di questi campionati, siamo andati a Ruscello, quindi veramente pazzi tutti, un po' gli atleti, gli organizzatori, sì, quant'altro. Perché anche loro hanno cambiato la data, di solito era l'ultima domenica di giugno, invece quest'anno veniva a cavallo, quindi chiaramente era un po' un problema, insomma, fare una cosa del genere. E qui vedete proprio anche i primi passi di questi atleti, che sono chiaramente una parte importante. E poi andiamo, come al solito, alla gara clou. Sì, questa è una gara molto, sempre molto abbastanza impegnativa, molto calda. Il caldo è. E nonostante di pomeriggio, perché molte volte prediligono fare le gare di mattina, pomeriggio comunque sia c'è sempre una buona partecipazione, e direi qualitativa anche. Sì, anche perché questa è una gara che è molto premiata e è vecchissima. Questa c'ha un anno meno della scalata al castello, quindi è nata dopo la scalata al castello per la volontà di Chini Angelo, che era un ex pulicianese che si è stabilito qui a Ruscello e che tira avanti insieme a altri amici questa manifestazione. Comunque direi che è una bella gara, ormai classica, con salite e discese. Nucera insieme a Tartaglini, insieme a tutti gli altri protagonisti di questa competizione, con Midar e Sciame. È una bella salita questa. Questa è tosta. Due volte. Nella prima mandata e poi all'arrivo. Sì, ma ecco, da qui dopo va fino al ripetitore San Siro, tutto riesce senza là. Tregua. Però ecco, una gara che non è monotona, scorre bene, la fatica è tanta, però
insomma, ecco. E qui vediamo la prima gara di Pastorini, addirittura una delle prime gare di Pastorini, che poi sta diventando uno degli atleti più forti, sicuramente, diciamo, della provincia d'Arezzo. All'inizio dell'anno prossimo ne sentiremo parlare ancora di più, perché imparerà a correre bene, perché è abituato a fare distanze non particolarmente lunghe. Qui vediamo un passaggio di Midar, poi Nucera, poi ovviamente tutti gli altri a seguire questa competizione. Chiaramente questa che è molto selettiva come gara, qui vediamo Graziano Emanuele giungere al traguardo, insomma, ecco, quindi questi sono i tre atleti che completano la gara. Poi Alessandra Nitti al quarto posto, e poi al quinto posto vediamo Tartaglini. Quindi questa è stata una gara molto dura, anche perché, come dicevamo, i Barneschi Francesca invece che riesce a vincere questa gara, come anche lo scorso anno. Una gara molto premiata, come dicevamo, quindi dei premi che non è che si trovano molto spesso, insomma, ecco, a volte televisori oppure mountain bike, oppure queste cose qui, quindi no, non male. E qui siamo passati invece alla Straponticino, rientrata nel circuito del Grand Prix dopo qualche anno di assenza, e direi alla grande, perché poi abbiamo visto veramente tanti concorrenti. Sì, una gara di mercoledì. Sì, è stata fatta proprio in frasettimanale, d'estate sono quelle che la vanno per la maggiore, perché uno approfitta a fare la gara invece di fare l'allenamento a tempo stesso. È una gara tirata anche questa qui, con tutti i migliori presenti. Vediamo Occhiolini, vediamo poi Marianelli, Graziani, Nucera, Taras, Tartaglini, insomma, tutti atleti che... E poi vediamo Vanelli dietro, vediamo anche Guidelli, quindi erano presenti un po' il meglio della provincia di Arezzo in questa gara, direi anche questa qui non particolarmente lunga, ma impegnativa. Sì, vediamo che ragazzi insieme a Annetti, insomma, ecco, quindi veramente tosta, e hanno fatto a livello femminile, invece ne abbiamo tre atlete, tutte lì, la Barneschi, la Cenni, e poi abbiamo visto, mi sembra c'era anche forse la Volpi. E qui vediamo proprio l'arrivo finale del Marianelli che va a vincere. Questo qui è un grande atleta, ha vinto anche la scala del Castello in volata, quindi veramente amatori sì. Poi Nucera, che era nel periodo che andava molto forte, il triatleta andava forte anche adesso, però ultimamente si è dato più a fare la sua specialità, che è il triathlon. E poi vedi anche Tartaglini è andato bene, poi Graziani, che ancora non era a pieno regime, però stava migliorando, ha fatto tanti lavori Emanuele Graziani, quindi sta veramente andando molto forte. Poi abbiamo Cristian Taras, quindi veramente c'è, cioè, una classifica importante, insomma, voglio dire, ecco, sotto questo aspetto qui. E qui via via si susseguono un po' gli arrivi dei vari concorrenti. Vediamo l'arrivo della prima donna, ecco qui la Francesca Barneschi, che giunge al traguardo con qualche metro di vantaggio nella Scena Genziana, che quest'anno ha perso proprio molte gare negli ultimi metri, quindi deve migliorare certe situazioni. Ecco qui invece siamo invece a Terontola, ecco, nella Corri Terontola, proprio nelle gare del settore giovanile, che l'ultima domenica di luglio. Di luglio, quindi anche questa è un'altra giornata caldissima, però ecco, fatta di domenica pomeriggio. Anche qui pensavamo che forse la cosa non fosse interessante, anche perché poi intanto abbiamo i Gattini Asia, che è un po' la protagonista assoluta nel settore giovanile del Grand Prix, atleta della Futura, ma che corre per divertirsi proprio. E poi anche la Mercati è andata molto forte, quindi questa è, poi Banchetti anche, insomma, ecco, ci sono veramente un lotto di ragazzine che stanno andando forte, stanno andando in queste garettine, che poi seguono tutto il circuito anche del Grand Prix, quindi sono entusiasti, i genitori insomma sono contenti anche di portare, sì, questi ragazzi. Sono i genitori, cioè sono loro gli autisti, quindi se non ci fossero loro i bambini non verrebbero. Però bene o male, diciamo, ci sono degli organizzatori che ancora accettano, anzi ben volentieri vogliono la presenza anche del settore giovanile. Sarebbe opportuno che ce ne fossero un pochino di più, ma ahimè, questo purtroppo dipende un po' da tanti fattori. No, abbiamo visto domenica scorsa la Lama, tantissimi bambini, sì, però sì, ecco, sì. Lama c'è un bacino diverso, sì, ma poi anche la mentalità diversa rispetto, sì, anche a quello che abbiamo ad Arezzo. Arezzo fanno atletica, ma fanno atletica soltanto nella pista e soltanto nel periodo, diciamo, in certi periodi dell'anno. Poi il resto, sia gli accompagnatori, gli allenatori, sì, 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 non sì, hanno, fa, anche sì, perché sono impegnati durante l'altra settimana, quindi la domenica non hanno voglia di portare i ragazzi a correre in giro. E qui intanto vediamo Gialli Alessio della Polisportiva Chianciano, che va anche lui a vincere una gara, diciamo, dei
di ragazzi più, diciamo, un pochino più adulti, quelli della 2005, cadetti, ragazzi cadetti, insomma, ecco, sì. Veniamo una volata anche dell'arrivo di Gialli. E poi ovviamente anche qui quest'anno, ecco, intanto veniamo anche il ref Francesco, che comunque sia non demorde mai, non demorde mai. E qui siamo alla partenza della gara degli adulti, un bel gruppo di concorrenti, 26 di luglio, quindi non periodo non particolarmente eccezionale dal punto di vista proprio della presenza, ma c'erano più forti, i più forti anche qui della, diciamo, della provincia, e poi anche come partecipanti tutto sommato non era male, ecco. Sì, cioè, prevedevamo diciamo un numero inferiore, invece alla fine è risultato discreto. E qui comincia un pochino il ritorno, diciamo, di Emanuele Graziani a dominare la scena per quanto riguarda diciamo le corse su strada, soprattutto quelle di media distanza. Ora, al di là, diciamo, che poi proverà queste mezze maratone, insomma, ecco. Però direi il ritmo molto buono, il gruppetto è affiatato, perché insieme a lui c'è Tartaglini, poi c'è Guidelli, c'è Annetti, c'è Vannuccini, insomma tutta gente che poi viaggia forte. Qui abbiamo rivisto anche la Piccherini tornare a gareggiare, quindi l'abbiamo vista anche domenica scorsa a Selcilama. E qui vediamo ecco, Graziani insieme a Tartaglini, che hanno un piccolo vantaggio nei confronti dei più diretti avversari. Vediamo anche Annetti. Qui vediamo Banelli, ecco, Vannuccini, intanto con la cosa del leader. E poi vediamo anche l'atleta della Filirun, il giovane atleta che gareggia con la Liberta Silivorno. E Ciambriello, che anche lui non demorde, ormai c'è il gruppo di Siena, diciamo, ormai collaudato. Ciambriello è passato in terza posizione insieme a Brandini, che è quarto, poi insieme anche ai due della Menzana, che sono Roberto stati Volpi e Roberto Scioli, esatto, che sono stati un po' quelli che hanno tirato un po' la barca del senese, insomma, ecco, portandoli qua. E addirittura l'anno prossimo potrebbe esserci l'ipotesi anche di inserimento di un'ulteriore gara della provincia di Siena proprio nel circuito del Grand Prix, che già sta per essere diciamo formalizzato. Quasi, sì. Almeno diciamo parzialmente, ma insomma, ecco, ci dovrebbe essere questa ipotesi di inserimento. Vediamo anche Cannucci, abbiamo visto insieme a Ambarek, Alessandro Annetti e Fabio Guidelli, anche lui Sognone, però insomma è riuscito anche a crescere. E addirittura gli è venuto questo schiribizzo di fare la maratona di Firenze, uno che, diciamo, quasi prediligeva un po' a distanze 10-12 km, sì, non più lunghe, però è un atleta, quindi sicuramente le basi, il fondo c'è. E qui vediamo anche Vannuccini, abbiamo visto Malvin, Matius, poi Banelli, poi ancora atleti che si susseguono, diciamo, in questo percorso. Direi una giornata calda anche questa, sarà 26 luglio, quanto hai detto, quindi sì. Ma poi, ecco, bisognava calcolare che il giorno dopo ci sarebbe stata l'Ecomandar di notte, quindi un'altra gara abbastanza impegnativa a Levane, quindi insomma vedremo quello che succederà, insomma, ecco. Intanto vediamo proprio gli atleti che si sostiene, Carlini, che sempre più spesso viene in provincia d'Arezzo, perché poi riesce anche a ottenere vittorie. Sicuramente Lazzarini insieme a Barneschi. Vengono quelli che riescono a entrare in classifica a primeggiare. Perché, ecco, sì. Qui la Barneschi, anche qui quello spazio, quella distanza che la separa con la Cenni Genziana, sempre quei pochi metri. Poi al terzo posto Francesca Volpi, che però non demorde mai, anche lei ha fatto addirittura le ferie in funzione delle gare. Sì. E poi la tenace e costante coreacea, diciamo, Sanarelli. Qui vediamo all'arrivo per Emanuele Graziani, che va a vincere nei confronti del compagno di squadra Tartaglini. E poi al terzo posto vediamo una rimonta finale di Alessandro Annetti, che poi nel finale proprio va a superare Cannucci, atleta anche lui molto valido, che ricordate protagonista nella corsa di Natale del 26 di dicembre, che si ripeterà anche quest'anno. Una parco corsa vinto, esatto. Quindi, cioè, e poi ecco, qui vediamo anche la Barneschi, che mantiene il suo vantaggio nei confronti dell'agenziana Cenni, che dovrebbe essere in procinto di arrivare al traguardo, insomma, ecco, subito dietro, quindi mantiene questo vantaggio. Addirittura gli sembrava che potesse poi portarsi, diciamo, nelle primissime posizioni del Grand Prix. Poi ha dovuto lasciare alcune gare nel periodo estivo, anche lei ha fatto le sue vacanze. Qui vediamo l'arrivo anche di
Genziana Cenni giungere a conclusione della gara, e poi al terzo posto vediamo Francesca Volpi che è già leader del Grand Prix. Eccola qui, e poi con l'altra Nicoletta Sanarelli che è andata. Qui siamo invece passati al lunedì, quindi il giorno successivo, sono più o meno gli stessi protagonisti con qualche aggiunta in più, insomma, ecco, poi il numero di partecipanti qualcuno in più, sì, perché qui eravamo nel Val d'Arno, quindi e poi la sera alle otto e mezzo, quindi sicuramente la giornata calda è più facile avere più partecipazione, sì. E qui, anche questo è un percorso, sembra, ma è abbastanza impegnativo, questo è, tosto, questo è veloce, veloce e molto impegnativo. Questa è una gara particolarmente impegnativa, quindi direi che anche gli atleti hanno dovuto, diciamo, affrontarla con le dovute cautele, proprio perché devono essere tre giri abbastanza tosti, e da parte dei battistrada sono stati molto molto decisi, molto rapidi, perché in quel caso lì avevamo Daishun e poi Aibel Murad, vediamo poi Hisham Midar, ecco, poi Tartaglini, Nucera e Graziani. Poi a seguire c'era Christian Volpi e Matthews Malvin. Christian Taras, ogni tanto. E qui vediamo che addirittura nell'ultimo passaggio c'è Graziani che cerca proprio di attaccare Hisham Midar e Daizun. E poi Tartaglini. Quindi si poteva quasi ipotizzare un arrivo in volata, poi invece la situazione cambia in questi ultimi 3 chilometri, perché sono tosti. Anche qui adesso si va avanti 200 metri, ma c'è un tratto di salita. Una bella salita, sì. Che vediamo anche Alessandro Annetti, quindi vedete gli stacchi. Già, cioè, secondo passaggio. Che sale il percorso. Ecco, l'arrivo è in salita, quindi addirittura non è... Se dovesse fare la volata, ma la volata non l'hanno fatta. Qui la giovane atleta invece dell'Atletica Futura, che è una specialista, diciamo, del mezzo fondo veloce, che si trova molto bene, è riuscita a staccare un po' tutte le consuete atlete presenti, insomma, ecco, tipo la Volpi e poi la... Ecco, intanto vediamo all'arrivo Daishun che giunge al secondo posto, mentre primo è arrivato Midar Hisham, e al terzo posto invece Emanuele Graziani. Quindi c'è stata veramente una specie di capovolgimento, no, cioè di frazionamento anche nel gruppetto di testa dei primi tre, ma selezionati abbastanza. E poi il quarto posto per Alessandro Tartaglini, che va anche lui a completare la gara. Poi Christian Taras, eccolo, che lui quasi atleta di casa, non demorde mai, quando c'è anche lui. Poi Nucera, che aveva fatto delle gare particolarmente importanti, ma quando comincia a esserci diversi atleti, poi dopo si vede. Poi Francesco Vannuccini è andato molto bene in questa occasione, e poi Matthews Malvin, anche lui insieme a Alessandro Annetti. Quindi direi che anche in questa gara qui c'è stato il meglio della provincia, mancava qualcuno, ma insomma i migliori ci sono sempre stati. Sì, e qui vediamo quell'atleta della... Una figura molto, molto forte, un atleta molto longeva, insomma molto longilinea, che riesce a giungere al traguardo. Quindi tutti i giovani in questa gara, diciamo, per quanto riguarda il settore femminile. E ora siamo passati invece alle vertighe, anche questa un'altra gara che oramai è diventata indipendentemente da quando tu la faccia, se la fai prima d'agosto, dopo d'agosto, cioè tu la faccia, diciamo, in qualsiasi periodo anche di agosto. Le scale ci sono sempre, questo rettilineo finale, questo viale fantastico c'è sempre, la fatica c'è, distanza non particolarmente lunga, 7 km qualcosa, ma si sentono, vedo che proprio gli atleti sono abbastanza affaticati in questa competizione. Eravamo al primo giro, e pensare, insomma, ecco, c'è già una selezione molto molto netta, insomma, quindi vedere un po', ecco, anche questo passaggio di questa scalinata, che ormai è diventata, diciamo, l'emblema, diciamo, della corsa delle vertiche. Però una manifestazione che viene sempre apprezzata tanto dai concorrenti, perché la presenza anche questa è stata fatta di lunedì sera, diciamo, calcolando 2 giorni prima del Ferragosto, quindi potrebbe essere qualcuno ha fatto anche un po' l'idea di trascorrere un ponte del Ferragosto fuori. Qui vediamo anche questo tratto di percorso particolarmente impegnativo, vedete proprio le distanze, vediamo, ecco, la Cenni Genziana che
era stata protagonista anche lo scorso anno e quest'anno ha cercato un pochino di ribadire la sua forza insieme a Bianchini, l'atleta che viene da Empoli, poi Scaglia Gianmarco che è diventato un po' l'atleta da battere per quanto riguarda la categoria argento, almeno ancora per altri 2 o 3 mesi, poi l'anno prossimo non sappiamo chi si inserirà su questa categoria che è sempre in evoluzione, le categorie diciamo, dei veterani argento e oro sono in continua evoluzione, quindi Sì, che poi tutto può succedere, insomma, ecco. lì dopo a distanza di 2 o 3 anni, cioè se c'è 3 o 4 anni in più di quello che entrerà, anche se era forte quanto ti pare, però si cominciano a sentire gli anni, quindi tutti gli anni è sempre peggio, tutti gli anni E qui sarà. vediamo, ecco, vediamo il passaggio, l'arrivo del protagonista Graziani che già comincia a dare gli stacchi importanti. Vediamo Nucera al Anche secondo lui posto, arrivato è all'ultimo arrivato momento, all'ultimo arrivato quindi momento perché ha veramente. sbagliato E orario, poi aveva sbagliato. Francesco Mannuccini che in questa occasione qui andò molto bene insieme anche a Fabio Guidelli, Sorgnone Sorgnone sempre lì allertato perché poi la situazione è sempre un pochino incerta. Qui andò bene anche Donnini e poi i ragazzini e sono percorsi. Sì. Ecco, qui vediamo la Cenicienziana che aveva il suo vantaggio nei confronti degli altri, che lascia addirittura Scaglia e Bianchini, Bianchini. poi anche Stefano Sinatti dietro, ecco, vedete che è proprio molto selettivo. E qui vediamo l'arrivo di Emanuele Graziani, quando arrivano questa salita sono tutti provati, vedete proprio l'espressione anche mimica degli atleti che giungono al traguardo, al secondo posto ancora vedete l'arrivo di Nucera, eccolo qui. E poi, ecco, al terzo posto c'è anche Vannuccini, Vannuccini che mantiene la sua Guidelli, leadership, poi Guidelli, poi al quinto posto Alessandro Annetti che ha fatto il recupero, ma dopo si seppe che c'aveva un chiodo nella scarpa, quindi è dovuto fermarsi e ripartire, quindi ha fatto un recupero non indifferente. Ser Luca che è andato molto bene, un altro degli atleti che viaggia bene. E poi vediamo l'arrivo proprio della prima donna insieme a Scaglia Gianmarco, Genziana Cenni, che va a vincere per il secondo anno consecutivo questa gara delle vertiche, che ormai gli rimane abbastanza impressa, insomma, può darsi che la cosa gli garbi. Poi la Menchetti, vediamo al secondo posto giungere al traguardo, e al terzo posto la grandissima Nicoletta Sanarelli che non demorde mai, ragazzi, forte. E poi ecco qui siamo passati invece a un'altra gara, sempre alla Corri Lerchi. Questa dovrebbe essere la Corri Lerchi, sì, e qui siamo Sì, alla che è a Corri Milano, Lerchi, qualche giorno dopo, quindi. esatto. E qui anche qui grandi numeri, grandi atleti, cioè un pochino sempre gli stessi, gli atleti protagonisti con qualche piccola Sì, aggiunta qui eravamo e variante. in Umbria, quindi era una gara La presenza. velocissima. Percorso, 3 giri del percorso, tutti pianeggianti, però ecco, una gara molto impegnativa perché era veloce. Questa è un'altra gara, diciamo, molto partecipata, soprattutto anche perché la distanza giusta, 6 km poco più, e soprattutto anche la possibilità di non avere grande impegno perché poi è tutta pianeggiante. Vediamo qui il passaggio subito Marianelli che cerca di staccare Graziani, che sta andando molto forte, cerca di rintuzzare questo attacco di Marinelli, ma diventa dura, diventa tosta, insomma, Ah, ecco. guarda, il Poi percorso del primo Marini, giro in 6 minuti e 53. ecco, poi vediamo Marini, poi vediamo anche Bionega, qui poi altri atleti che si presentano, ecco Cardelli che direi altro atleta non più giovanissimo, e Fabio Guidelli, non più giovanissimo, che stanno sempre molto forti qui i Braganti, poi vediamo Bettacchini dall'altra parte, di là, insomma, ecco, atleti anche dell'Umbria. Lazzarini, che direi un altro degli Umbria e atleti che Marche invece sono. viaggia forte, viaggia, poi Refi Mirko, e qui lotta serrata, anche Sì, qui. comunque gli hanno già preso un minuto questi, guardando il tempo Sì, lì, sì, dico, sì, in sì. 2 km gli hanno preso un minuto, dico, No, sono andati, ritmi questi sono sostenuti, altri sì. ritmi, sono. Vediamo proprio veramente questo gruppo lunghissimo di concorrenti che abbiamo visto anche Violi, Lisi, poi ecco Marraghini, Schicchi, Taras, Taras, Riccardo, il Riccardo. fratello di. E poi vediamo questo gruppetto comprendente le prime donne, e la vediamo intruppata sulla sinistra, l'atleta dovrebbe essere la Biagetti. E poi qui vediamo invece la Marianelli e poi Graziani che chiaramente sono ancora al secondo passaggio, ma gli stacchi sono abbastanza definiti. Qui vediamo Bionega invece che ha passato
ha passato Marini e poi Cardelli che si fa sotto, si fa quindi l'atleta della Polisportiva Bruciano, non, diciamo ancora fortissimo, anche lui farà la maratona di Firenze, quindi si preparano. Qui vediamo Di Miceli, Claudio, che facciamo tanti auguri, se ci vedrà in Sicilia. Ovviamente lo ricordiamo molto volentieri, speriamo di poterlo rivedere in qualche competizione. Si è dovuto spostare nell'isola Per lavoro. per lavoro, sì, Ah, quindi sicuramente su YouTube lo potrà rivedere, quindi lo salutiamo volentieri. Ecco, qui intanto vediamo anche i l'arrivo. passaggi No, e questo è l'arrivo. E l'arrivo. l'arrivo 20 minuti, poco più, per vincere questa gara. E molto bene, direi anche Emanuele Graziani, sono stati un po' i due protagonisti di questa gara, poi il terzo, quell'altro atleta Pionega, insomma, giovanissimo, che ce la fa nel finale a rintuzzare l'attacco di Cardelli e Marini, che sono subito dietro, ma che non c'è possibilità per loro di raggiungere il podio. Comunque, grande prova anche per Giuseppe Cardelli. E poi Marini che ovviamente controlla l'arrivo degli altri concorrenti. Vediamo anche Fabio Guidelli nelle posizioni dietro, insieme, ecco qui anche Fabio Guidelli che comunque sia si comporta sempre molto molto bene. L'ha Quindi anche vinta una volta questa gara, quindi sì. È una gara sì, che ogni anno vede un protagonista, un vincitore. Qui vediamo l'arrivo anche della prima donna, vedete proprio in mezzo a questi concorrenti, che stacca non di tanto la Genziana Cenni, che un altro ennesimo secondo posto, meno male alternato 2 giorni prima dall'altra, diciamo, dalla vittoria della corsa cioè, qui delle rispetto che alle gare nostre ci sono molte più donne, c'è molta più partecipazione a livello femminile. vertiche. E Qui qui siamo siamo a alla Zolfina, Castelfranco, sì, ecco qui. Castelfranco di sopra. Anche questa è una gara, diciamo, quasi non dico improvvisata nel giro di 10 giorni, ma perché non avevamo niente, era stata programmata ma non avevamo niente in mano, quindi all'ultimo è stata attivata, e comunque tutto sommato è andata, direi, benino. È andata benino, una gara anche questa qui, una serata caldissima anche Sì, questa. questa è una gara fatta un giro iniziale di circa 1 chilometro, poi discesa, pianura e salita. Sì, È molto 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 impegnativa. impegnativa anche la discesa, perché se dici di andare, infatti qualcuno c'è anche caduto, mi sembra, perché è una discesa che ti devi controllare, perché altrimenti non ce la fai a girare in alcune curve. E comunque sì, è una gara che comincia a piacere, anche questa gara qui. Il nostro suggerimento era quello di poter realizzare una gara in circuito. Può darsi che nella terza edizione si possa raggiungere anche No, questo il obiettivo. percorso ci sarebbe, il paese è bellino, quindi ci Questa è sarebbe la spettacolare. In possibilità di fare un notturna, percorso. sarebbe ancora più spettacolare, ma capisco anche che c'è tantissime È persone, molto più quindi. facile fare il ritorno, certo. E quindi diventa anche difficoltoso da un punto di vista proprio gestionale, organizzativo. Che intanto abbiamo Cristian Taras che faceva una gara di contenimento, perché poi il giorno successivo aveva campionati regionali dei 5.000 a Badia San Salvatore, quindi doveva contenere. Intanto vediamo qui un'altra vittoria, e ora diventa quasi una habitué per quanto riguarda Emanuele Graziani, che va a vincere davanti al compagno di squadra Francesco Vannuccini, e poi Alessandra Nerini, un terzetto della Polisportiva Policiano che si ripete poi per diverse volte. Quarto posto per il giovane Lorenzo Mori, che, beh, direi anche lui sta facendo un'annata importante. Gli facciamo tanti auguri anche per l'entrata Alla scuola dai. Scienze Motorie, quindi è entrato a Firenze rispetto a Bologna, quindi è molto più vicino, quindi si può dedicare anche a continuare a praticare questo sport con impegno e con grinta. Qui intanto vediamo l'arrivo anche di Nicoletta Sanarelli, che ripete bis al successo dello scorso anno, anche lei in Sì, questo è un questa percorso molto adatto al sue suo fisico, caratteristiche, sì, sì. perché la salita con le gambe corte si fa bene. E qui vediamo anche l'arrivo di Lacrimini, poi vediamo, ecco, la volata di Scioli Scioli, e poi su Lancellotti Lancellotti. e Per la cronaca, Lancellotti era andato a visionare il percorso il giorno precedente, pensando ci fosse la gara il giorno non precedente, era poi andata a visionare, era andata a correre. e quindi invece ha gareggiato il giorno dopo. Vabbè, comunque intanto controllava un po' la situazione.
E ora siamo passati al trofeo Sironofili di Montevarchi, la prima domenica di Montevarchi come consuetudine, Moreno, anche questa domenica gara... di settembre. Settembre, sì. È sempre Montevarchi, sì, questa è una gara, dopo il Capodanno di corsa, la gara più vecchia che c'è nel Valdarno, è una gara molto sempre partecipata, molto, sì, sì, molto partecipata e insomma, così vede, quindi adesso è una gara anche questa... Impegnativa perché la prima parte è da correre sul ritmo, la seconda parte è di potenza in salita, la terza parte è tutta in discesa e gli ultimi due, diciamo, 3 chilometri sono tutti in pianura. Ecco, questa è una gara che se in discesa ti butti giù arrivi in fondo che hai le gambe imballate, cioè bisogna cercare di correre bene, conoscere il percorso. Conosci il percorso, penso sempre che non è avvantaggiato, penso. E qui siamo proprio nella discesa in cui siamo andati a cogliere il passaggio di Alessandro Annetti, che ritorna protagonista, diciamo, con la corsa di Montevarchi nelle competizioni insieme al compagno di squadra Tartaglini. E poi al terzo posto abbiamo visto altri concorrenti, intanto abbiamo visto Chimori e Lorenzo, altro giovane su Subbianamara, sì, che sta andando sempre molto molto forte qui in discesa con una bicicletta per recuperare un po' gli atleti, ma devo stare molto attento perché la bicicletta non aveva freni non molto bene. Quindi diamo Platica Radu, che direi ha sempre un bel passo, e poi qui vediamo Vannuccini che supera l'atleta un ex atleta del Montevarchi che adesso gareggia con la Libertas Livorno. Si chiama Dario, ma non mi ricordo il cognome. Comunque, E qui adesso. vediamo, ecco, i primi tre concorrenti che stanno procedendo verso il traguardo finale di Montevarchi, una gara direi sempre molto appassionante, molto partecipata dal punto di vista, abbiamo visto, dei concorrenti, ma anche l'interesse che c'è da parte anche della collettività in una festa, diciamo, del Nel perdono che perdono, c'è sì. sempre tutti gli anni. Quest'anno poi supportata anche con la Dream Run, quindi con tempi anche immediati, quindi l'arrivo Classifica immediata, Non sì, ha vedono la storia, avuto non ha avuto grandi inclini. problemi, Cioè, l'anno insomma, ecco. scorso c'è stato il problema della volata, quest'anno non c'è stata la volata, però comunque se c'era la volata era Certo, c'era proprio le, il diciamo, fotofinish, diciamo, c'era il la fotofinish. tecnologia c'era appropriata. E qui vediamo proprio l'arrivo, braccia alzate di Alessandro Annetti che ritorna protagonista con Montevarchi, quindi, e qui c'è la sua escalation, diciamo, verso la prima posizione del Grand Prix, quindi con una certa assiduità adesso sta facendo lavoro. Il secondo posto arriva Tartaglini, terzo Vannuccini Francesco, che quest'anno direi ha fatto una gara, un'annata strepitosa, perché ha mantenuto sempre più o meno costante, anche nonostante qualche acciacco che poi si è verificato anche nel periodo diciamo della stagione, perché poi la Vabbè, la stagione stagione è lunga, molto lunga va da da dicembre, gennaio a dicembre, quindi quindi da gennaio a novembre, perché a dicembre, sì, da sì. dicembre a dicembre. Poi chiudiamo, ecco, la Scarselli Francesca che vince questa competizione, quindi molto molto bene. Intanto vediamo di Cristo, vediamo al secondo posto Nicoletta Sanarelli, sempre grintosissima, questa volta batte l'avversaria di turno, di sempre, insomma, Francesca Volpi, che poi sono anche ottime amiche. E qui vediamo anche Scaglia Gianmarco, che è sempre insieme alle donne, quindi, però vince sempre la sua categoria, quindi per ora è protagonista assoluto. Poi Scioli. Scioli Roberto, sì. Ecco, via via, poi si susseguono. E qui siamo passati invece alla corsa record, una corsa che aveva come scopo iniziale questi famosi 200 metri. Vediamo Peccattini e Falini proprio a fotofinish quasi vincere questa competizione, quindi una gara che tutto sommato ha dato anche una cosa nuova, Si sono diciamo, con state questi, create delle corsie lì nella zona di Pescaiola direi da. molto belle. Se si potesse potenziare ancora di più sarebbe bellissimo. Se l'ha fatto anche delle strisce, ma poi purtroppo il vento non ci ha permesso di poterlo mantenere. Sarebbe stato veramente bello vedere quattro corsie. Qui intanto abbiamo visto la Sanelli Nicoletta che batte addirittura la Gialli e poi la Bove. E qui vediamo invece l'atleta del Casentino, che adesso mi sfugge il nome, comunque atleta sempre che si è comportato Sì, c'è molto da dire molto che bene. cioè, questa era una gara di 200 metri, però ecco, la corsa record, dopo c'era una gara più lunga. Qualcuno ha detto che uno ricordava Mennea con una gara di mezzo fondo fondo, perché se uno veniva a vedere aveva visto che c'era C'era anche anche i la gara da 200 metri. 200 metri, sì, Cioè non forte. erano in pista, perché sicuramente in pista Forgione non abbiamo visto dall'altra c'era. parte, poi abbiamo visto Bindi.
E questo è Burracci Luciano, ex perito chimico, veniva a scuola d'ITIS quando c'ero io, e si deve fare solo la velocità, il 46. E qui intanto siamo passati invece la corsa in linea, quella di 6 km, che ha visto anche un discreto numero di partecipanti, considerando che poi il giorno successivo ci sarebbe stata la montagna annata, quindi altre gare. Cioè, una settimana direi intensissima, perché 5 gare in 7 giorni, insomma, non sono poche. E qui abbiamo visto già subito che Alessandro... dico che Emanuele Graziani ha preso subito il comando senza neanche risparmiarsi più di tanto, insomma, ecco. Vediamo sempre Ciambriello che è sempre in posizione di testa, insomma, quindi veramente grande prova anche per lui. È sempre presente, quindi la presenza gli ha voluto dire. E qui abbiamo visto anche Tavanti Antonio della Polistica Arezzo, che ha corso scalzo, quindi non ce ne abbiamo accorti, se ne abbiamo accorti poi la settimana, 3-4 giorni dopo, che faceva questa gara scalzo. E qui intanto vediamo l'arrivo proprio di Emanuele Graziani di fronte al negozio Record, dove è stata allestita un po' tutta la competizione sotto il patrocinio della Mizuno. Qui vediamo il secondo posto anche per Tartaglini, terzo posto per Vannuccini Francesco, quindi ancora un tris per i colori della Polisportiva Luciano, addirittura qui un poker con Alessandro Annetti al quarto posto. Mentre per quanto riguarda il settore femminile, la vittoria invece è andata alla Volpi Francesca dell'Avis San Sepolcro, è grande protagonista di molte gare, veramente quest'anno sì. Lei non se l'aspettava forse di poter fare una stagione così importante, così diciamo in primo piano, cioè, insomma. È stata, cioè, le gare le ha fatte, perché Mazza, è stata ragazzi. Sempre presente, quindi certo. Al secondo posto Nicoletta Sanarelli, ecco che dovrebbe giungere al traguardo a momenti, la vediamo qua nelle retrovie, che giunge al traguardo, al secondo posto, no, addirittura la Scarzelli al secondo posto, Francesca Scarzelli della Olympic Runners Lama, poi vediamo Scaglia a giungere anche lui. Li predilige questi percorsi così, gli piacciono, sì. Tutto sommato. Anche se qualche volta... Anche lui viene dalle maratone, ma ultimamente ha calmato. Ne fa un po' di tutto, sì. E qui vediamo proprio ancora Serboli giungere alla trovata, ancora un pochino appesantito, anche lui ha avuto qualche problemino, ritornerà alla grande, mentre vediamo ecco l'arrivo della terza concorrente, che è Nicoletta Sanarelli, quindi eccola qua che giunge a conclusione della gara, della corsa record. E qui da notturna a notturna. Sì, un'altra notturna un pochino meno illuminata, quella della Montagna Nata, anche questa qui è un'altra gara direi storica, anche se negli ultimi tempi l'abbiamo un pochino, è stata un pochino modificata, ma comunque sia sempre una gara particolarmente interessante. Viene insomma, dagli anni 70 questa gara qui, negli anni 70 le prime edizioni mi sembra... È una gara molto, molto partecipata, ma molto qualificata, sì. Anche, quindi portavamo atleti anche di spicco a livello internazionale. Il percorso però... Ecco. Ora è una gara diciamo che viene inserita nel contesto della saga della Nana, quindi chiaramente un pochino anche aspetti culinari e quant'altro, quindi è una specie di appendice sulla corsa, però gli atleti presenti anche in questa competizione non fanno sconti a nessuno, quindi vediamo qui Tartaglini e Graziani che si dedicano alla testa della corsa, poi a seguire un po' gli altri ma già staccati, vediamo anche Treve Mattia che era venuto da Firenze, grande protagonista di qualche anno fa, non più giovanissimo, del 70 mi sembra, quindi anche lui comincia ad avere qualche anno. Ma che questo c'è da dire, ci sono due, cioè una salita e questa dove andiamo adesso, una salitina appena, però i ritmi sono elevati e si questa è una gara veloce. Anche 100 metri di salita si sentono. Abbiamo rivisto anche Basile rientrare subito già in condizioni diciamo buone. Vediamo Fontani che poi con questa prova avrà il diritto al leader del Grand Prix, anche lui non essendo in grandi forma, ma ormai deve tenere duro fino alla fine per mantenere la leadership di questa maglia che indossa, quindi prestigio un po' per tutti, insomma, ecco anche. E qui una lotta serrata fra il settore femminile, addirittura erano in tre a giocarsi questa gara e sembrava quasi tutto acquisito, invece poi dopo verifichiamo che nell'ultimo giro
qualcosa cambia, insomma, ecco. Intanto vediamo Graziani alle ultime battute di questa gara, e ovviamente una gara con curve contro curve, salite e discese, ma insomma, ecco, una gara direi molto apprezzata anche da queste anche caratteristiche. Questa non è una gara molto premiata, cioè, non è anche che t'annoi, perché è una gara che variazioni continue, e poi se corri per molti tratti c'è sempre la gente, scuso un angolo laggiù in fondo, che però ecco, corre sempre in mezzo alla gente. E qui vediamo Cenicienziana che aveva un vantaggio abbastanza su Checcaglini e su Volpi, quindi pensavamo a questo punto che avesse partita vinta anche Cenicienziana, poi invece nel finale vedrete che qualcosa è cambiato. E qui intanto vediamo Emanuele Graziani che bissa il successo del giorno precedente, poi è un continuo di quello che succede, anzi addirittura quella settimana lì ha fatto di vittorie, secondo posto per anche lì. E qui ecco, c'è stato un altro recupero prodigioso proprio di Fabio Guidelli al terzo posto, che ha battuto il compagno di squadra Alessandro Annetti, che sembrava anche lui acquisire il terzo posto. E comunque vedete sempre con apprezzamento Taos e Zaccaria, che l'anno prossimo farà parte un po' della Polisportiva di Policiano, quindi un altro atleta che entrerà nel circuito degli atleti. Poi per Vannuccini Francesco, giungere a conclusione della gara, quindi anche vediamo proprio atleti che si susseguono un po' nella gara. E ora vedremo anche l'arrivo del settore femminile, che sembrava che avesse la vittoria, che invece proprio Francesca Volpi proprio nel finale insieme a Cristian Taras si giunge con un altro traguardo, al secondo posto Checcaglini e al terzo posto giunge Cenicienziana, quindi proprio nel finale crolla completamente. Dopo tre giorni ci si ripete nella corsa del lago di Montepulciano, Lago di Chiusi, anche questa è una gara settina breve, 18 km, 18 km spiccioli, impegnativa direi, una gara caldissima, molto questo caldo. Qui è il tratto di iniziale, che è in mezzo alla, quasi al sentiero della bonifica, quello lì, quindi è un tratto, ma qui, anche qui subito senza risparmio Graziani insieme a Tartaglini partono subito, e quindi sembra che non si curino neanche di quelli che sono dietro. C'è il rientro anche di Attilio Niola in questa circostanza, e vedete ancora un po' sottotono, però sicuramente sta crescendo. Ecco, vediamo ancora Graziani, poi Tartaglini, poi l'altro atleta Umbro, che e poi qui il gruppetto di inseguitori con Malvin, Metius, poi Mori, Annetti, poi vediamo anche nelle donne addirittura abbiamo la presenza della Gloria Marconi, quindi ex nazionale di maratona, grande protagonista di molte competizioni a Arezzo. Era venuta lì insieme al compagno Lorenzetti Maurizio, perché gli era saltato una mezza maratona lì in Versilia, e quindi doveva fare un lungo in preparazione della mezza maratona di Salonicco, che sarebbe stata da lì a breve. E poi la potremmo avere presente anche in occasione della maratona di Città d'Arezzo, vedremo un po'. Abbiamo visto anche Verini in quella circostanza, che farà la maratona di Verona, quindi vedremo un po' quello che accadrà. E qui intanto vediamo che gli atleti si susseguono in questo tratto iniziale, abbastanza numerosa come partecipazione. Sì. Questa è una gara. Hanno superato i 300 atleti arrivati, quindi insomma è una gara che negli ultimi anni è cresciuta tantissimo. Sono aumentati proprio i podisti. Ma lì c'è anche il supporto ovviamente dell'amministrazione comunale, che sostiene particolarmente anche questa manifestazione, sia dal punto di vista logistico ma dal punto di vista organizzativo, logistico e quant'altro. E qui intanto vediamo Emanuele Graziani che domina ovviamente questa gara, nonostante qualcuno tenti di rintuzzare l'attacco, ma qui vedete anche qui una salita abbastanza a tutto sole era. Questa è una gara tosta. Veniamo, ecco, Attilio Niola insieme a Paganelli e due fratelli Paganelli, poi Banelli, poi Verini. Ecco qui vediamo gli altri, poi vediamo anche dall'altra parte sempre atleti della Polisportiva Chianciano, poi Ciambriello sempre nelle posizioni di testa, diciamo, Refi in questa circostanza, insomma, partito ecco, un po' lento sembra Refi, però sicuramente Annetti dopo. E poi qui vediamo la Marconi che chiaramente domina in senso assoluto il settore femminile, addirittura
staccando le avversarie di tanto, tanto spazio, insomma, ecco. E qui vediamo un tratto sterrato, perché qui c'è tratti sterrati, tratti in asfalto, anzi, che è asfalto, sì, però ci sono anche altri tratti molto lunghi. Direi che in qualche tratto forse Senti, anche un po' monotono, forse. sì, però ecco, questo è il Qui non è limite della male. prima salita, poi dopo si risale un'altra volta e si Sì, va verso il ecco. paese di Porto, mi sembra. Sì. Ecco, vediamo anche Nicoletta Sanarelli, poi vediamo che gli atleti ovviamente sono molto frazionati anche proprio dietro la spinta dei battistrada che non guardano a risparmiarsi, insomma, ecco. Vedete anche questo tratto di discesa che è particolarmente impegnativo. Sì, questo siamo circa neanche a metà percorso. Dopo di E questo vedete tratto qui proprio, vedete, ecco, inizia un'altra salita. Ma questa discesa lunghissima. questa dopo ora inizia un'altra salita. Fontane Moricca, vedete proprio che Ma il sono. percorso non è, scorre bene, soltanto che è lungo, quindi c'è da correre per uno come me, 1 ora e mezza, 1 ora, quindi. Questo è lungo, sì, questo è tosto poi, eh. Percorso particolarmente impegnativo. Sì, Vediamo perché qui. adesso detto, fai questa, la salita, inizia la salita, che l'ultimo tratto di questa salita è abbastanza E qui ritto. vediamo che la Marconi insieme addirittura Alessandro Annetti, insomma, ecco, quindi nelle posizioni di testa quasi, quindi Paganelli, Mori e Matthews, poi l'altro Paganelli e Niola molto concentrato anche se non in condizioni ancora perfette, e qui invece Graziani che addirittura ha, cioè, vantaggi anche importanti, forse poteva anche risparmiarsi in qualche maniera, però ormai voleva vincere in maniera netta questa competizione. Vedete, dietro non c'è nessuno a distanza, diciamo, minimo di 300-400 metri, pertanto atleta che ha condotto questa prova senza grandi difficoltà, anche se sappiamo benissimo che nelle gare lunghe le difficoltà possono anche arrivare all'improvviso, quindi non è detto che sia così. Eccolo qua, vediamo Come si ancora. vede qui è tutto sole, cioè non è che è proprio una giornata molto calda. Questo Sì, qui vediamo proprio ecco, vediamo Tartaglini che sta recuperando sul secondo concorrente, poi qui Niola Nino insieme a Paganelli. Paganelli. Questa è una salita tosta, guardate qua che lavoro questo qui. Sì, ma poi Poi come tutto vedi non sole. c'è una pianta. Eh sì, questo è proprio un tratto, direi, impegnativo. In tutti i sensi. Anche Merci qui è passo molto accorciato. Vediamo Matthews, comunque regge bene. Ma le gare lunghe gli piacciono anche a Malvin. E poi qui vediamo Mori, che direi ha fatto un garone, ha fatto Sì. in questa occasione insieme a uno dei fratelli Paganelli, che è Attilio che lascia la compagnia dell'altro Paganelli. Erano due Non c'è, Paganelli, sì. qual è Matteo Alessandro è il Matteo, problema sì. individuale, averci le Dovrebbe essere classifiche Matteo, adesso sì. si dovrebbe fare. Ecco, qui siamo, ecco, qui si può dire che la salita è finita, dopo il rifornimento inizia la discesa, che siamo altri 4 km, e poi dopo ci immergiamo nel sentiero della bonifica per arrivare a. E qui sembra ormai le posizioni acquisite, primo, secondo e terzo posto per questa gara del Lago di Chiusi. E qui addirittura c'è anche l'atleta femminile che è molto in posizione, diciamo, buona. Ecco, intanto abbiamo Attilio Niola che è ritornato, direi, in condizioni già discrete. E qui Corre bene la Marconi, comunque, Si diciamo, vede un atleta leggera, ormai insomma, a un cinquantenne, comunque, però. campionessa italiana, l'abbiamo visto anche in occasione dei campioni italiani a vincere due o tre gare, insomma, ecco, 1.500-5.000. quindi è chiaro che è un atleta che ormai non ha una certa esperienza, ma soprattutto ancora viaggia forte a 50 anni, voglio dire, quindi però viaggia ancora forte, cioè dà sulle mani a molti atleti anche giovani che sono nel settore dell'atletica leggera. Eccolo qui ancora, vediamo anche, ecco qui, entrata proprio nel sentiero della bonifica, quindi siamo agli ultimi 2-3 km e poi ci sarà il traguardo, ecco qui, l'uscita del sentiero, ultimo tratto per giungere a conclusione di questa prova.
quindi vediamo che Emanuele Graziano è ormai sicuro protagonista della competizione, quindi diciamo un pochino leggermente rilassato, anche se sempre in tensione, perché sta tirando sempre molto forte nonostante il suo vantaggio sia abbastanza consistente. Si volge qua, però chiaramente ormai non ha storia, insomma, ecco, per quanto riguarda l'arrivo di questa gara, che ecco qua in curva, direi effettivamente un po' infelice da parte degli organizzatori fare questo arrivo in curva, ma insomma al secondo posto vediamo proprio una rimonta di Alessandro Tartaglini, quindi un'altra accoppiata per quanto concerne la gara degli atleti della Polisportiva di Policiano, che anche in questa occasione si sono comportati, diciamo, come protagonisti. E poi per Attilio Nilo, che addirittura passa al quarto posto, quindi ha fatto veramente una rimonta importante nei confronti anche degli altri due suoi compagni, fratelli, diciamo. Chimori è arrivato quinto, è arrivato molto bene. E poi Malvin Metius, ecco, che giunge a conclusione anche lui della free run di Arezzo. Poi Alessandro Annetti, anche lui nel finale è andato molto molto bene. E poi ecco, vediamo anche l'arrivo di Refi Mirko in una gara, questa qui tosta, questa qui è una gara tosta. E vediamo l'arrivo anche di Gloria Marcori, che completa l'arrivo di questa competizione. E vediamo anche la seconda, l'atleta che viene da Badia San Salvatore. Anche questa non è giovanissima. E poi terzo posto per Nicoletta Sanarelli. Qui siamo al 13 di settembre, che poi vediamo anche, ecco qui, siamo passati direttamente al pomeriggio, quindi soltanto tre ore successive, e vediamo Arezzo Biglia, vediamo gli atleti, vediamo quelli tra il Ryan Project, e poi abbiamo visto anche la Clara Severi, e poi i grandi personaggi, diciamo, del podismo futuro, forse. È sempre comunque un bello spettacolo, un'occasione proprio della giornata di Arezzo Biglia. Qui vediamo Falini, anche lei, anche questo, che va a vincere su Beccattini nel settore femminile, con Tartaglini che doveva gareggiare, poi dopo non ce la faceva, è venuto con la bicicletta, quindi ci ha fatto da apripista in questa competizione. Comunque c'è sempre la gente in Parco Pertini, sarebbe sempre l'occasione giusta per poter... Sì, poi era la giornata che c'erano tutti gli sport, era il completamento, diciamo, della giornata, quindi si conclude come gli anni passati era un po' l'apertura della giornata, la corsa, che stavolta è stata la giornata che ha concluso. Sì, che poi sicuramente c'erano anche gente che andava lì al parco senza scopo di vedere queste cose, si è ritrovata lì. E qui vediamo proprio la partenza della gara, e anche qui molti erano i protagonisti del mattino che si ripetevano già nel pomeriggio, quindi già un forcing importante. Poi, sì, come abbiamo detto, una settimana gara di 18 km, ragazzi, la sera ne fai tosta, 5 km. E pensare, erano presenti anche atleti del Senese, dell'Umbria, quelli ormai che seguono il corso del circuito del Grand Prix, hanno voluto essere presenti per questa competizione, quindi direi anche questo è un altro successo in uno scenario, direi, bellissimo, certo, perché è sempre bello lì vedere. Sì, il percorso era un po' ridotto proprio perché dato che era la seconda gara della giornata, però ecco, correre qui nel parco uno spettacolo. Parco Pertini, poi tutto, quasi tutto in sicurezza, siamo usciti fuori ma poche cose, quindi è stata una gara, ecco, abbiamo visto Cendicenziana che diventerà protagonista del settore femminile, però ecco, per dire, quindi le persone hanno gareggiato bene, direi. Questa è una anche la Volpi Francesca, quindi altri atleti che hanno gareggiato, Sanella e Nicoletta, che hanno gareggiato la mattina, diciamo, si sono ripresentate anche nel pomeriggio. No, qui ci sarebbe bene. Questa è molto bella, guarda, come competizione. Perderci un po' di tempo per cercare di fare un bel percorso, però qui ci vorrebbe una bella gara, una bella staffetta, una campestre, anche che costeggia. E tanto che vediamo davanti Antonio, che l'abbiamo notato in quella circostanza scalzo, e quindi ha fatto una gara, direi, anche molto molto bella, anche da un punto di vista proprio tecnico. E qui vediamo proprio al passaggio Graziani Emanuele, poi Taos, poi Guidelli, abbiamo visto, quindi insomma veramente un sacco di atleti davanti, che è andato forte. Poi dopo c'è stato, io non so come farà in certi tratti a correre, addirittura l'abbiamo visto poi in un'altra occasione
correre scalzo quando c'era anche Sassi, cioè, quindi boh, non lo so. E qui vediamo un gruppetto femminile con un po' Jenny Cinziana a condurre, poi dietro Volpi, Sanarelli. Poi c'è, qui ci sono un po' Forzini, c'è... E qui vediamo l'arrivo di Emanuele Graziani, che bissa il secondo successo nella giornata, quindi veramente senza risparmiarsi anche qui, come al solito, senza risparmiarsi. Il secondo posto Fabio Guidelli, che invece la mattina non aveva gareggiato, quindi era un pochino più fresco rispetto agli altri. E al terzo posto, anche lui più fresco, per Zaccaria Taos del gruppo sportivo Il Fiorino. Poi quarto Tavanti, è andato molto bene, poi quinto dovrebbe essere Bettacchini, vediamo se lui... No, quinto Marraghini, sesto Frontani e Allori. Allori, sì. Abituato a vedere sempre le volate lunghissime, che stavolta forse non ce l'ha fatta nei confronti di... di Marraghini, poi Campani, poi ecco via via Giannini, ecco Lisi, e, via. E poi vediamo la prima donna preceduta da Orsini, la prima donna Jenny Cinziana, poi il secondo posto per Volpi Francesca e il terzo posto dovrebbe essere per Nicoletta Sanarelli, la vediamo subito dietro. Baglioni, 166.